Bon, ci hanno detto che arrivano a vedere il camper alle 11:30. Quindi sono le 10:30, abbiamo un'oretta. Ce la fai te? Ci Mettere a sono, posto sono tutte le un cose. po' postino qua, poi Io ho finito. lavo i vetri qua davanti e basta. Mia mamma mi ha chiesto che deve lavare per terra lì giù. Se abbiamo dell'ammoniaca, dove la trovo? Buona sorte, Andiamo a tiro vedere. fuori qua. Sì. Dimmi. Sì, devo andarci adesso. Ti volevo dire che mi porti il Playmobil. Sì, aspetta che devo dare l'ammoniaca alla nonna. Te stai giocando con Ale? Bravo. Che vuole i Playmobil? Dov'è la sporta? Adesso Ma l'hai messa là dietro? Sì, ho il suo posto. Dred? Dove sei? Dove sei dentro? Ha voluto i Playmobil? Siamo nella cacca, sta per iniziare un'altra festa. Ah, stanno venendo Mauri e la Marina che ha detto ascolta ci siamo addormentati sul divano, non è ancora magna, perché io gli ho detto guarda che io non ho mangiato, faccio adesso, fa che bella notizia, andiamo al Mercadona, andiamo a prendere la carne e ci andiamo, sta per iniziare un'altra festa. Dai. Con la stecca. Oh, ma ho fatto il bomba! Tenuta che tu prima fa tre balline, tre balline!
no, quindi dopo lo prendi su. Guarda la Marina, cosa ci ha lasciato. Un quintale d'roba, Marina. Marina, grazie. Perché questa mattina la Marina e Mauri sono partiti e ha detto: ragazzi, vi lascio dentro dal cancello tutte le cose che ci sono rimaste. Mamma! E l'ora? No, cosa stai facendo col telefono? Scollegati! C'è un po' di vento, però tra... siendo una pequeña parte de los 172 kilómetros cuadrados cubiertos por materiales volcánicos de las erupciones acaecidas en los siglos XVIII y XIX. De sus lavas y en especial por los chorros de agua salada muy caliente. Che belli, oh. Che figata sono. Ci sono solo sul Grand Canyon in America ste robe. Che cretino. Cioè, te lo stavo dicendo, ti ho detto guarda c'è solo sul Grand Canyon in America. Non sono mai venuta. Dai, urla! Urla! Jack! Sei con la macchina! Sera! Bienvenidos! Gracias! Ciao! Ciao! Marco, vieni! Presentatevi da soli, che siete grandi! Piacere! Buongiorno, questa mattina siamo in giro per Playa Blanca. Appena fatto colazione al cappuccino di Playa Blanca, però abbiamo preso solo un caffecito, niente cappuccino, niente pasta, perché abbiamo mangiato come porcelli fino a oggi e penso che continueremo ancora. Cosa devi fare, Ale? È quanto tempo che non tengo in mano una paglia. Che strano, invece mi sembra una cosa normalissima. In effetti il mio cervello se lo ricorda. Ma che puzza. No. Grazie. Marco, Marco, prendi. Dov'è questo bianco?
Allora, dread, per... avete visto che nel video dei regali non c'era quello della nonna Cinzia. Ciao dread, saluta tutti a casa. Perché dread desiderava una cosa che gli aveva mandato fin dall'Italia la nonna, ma la nonna voleva essere presente per comprarlo. Quindi è il regalo per eccellenza. Perché desidera un paio di occhiali costosi come quelli dei grandi, diceva. E che occhiale vuoi, dread? Vuoi l'only black, perché il colore preferito di mio figlio è il nero e fa molta eleganza, per quando andiamo fuori a cena. Quindi di giorno c'ha quelli da battaglia colorati. Per la sera, dalla nonna Cinzia, vuole l'occhiale figo. Proviamolo, dread. Scusate. Eh sì, la voce della nonna. Vuoi questo dalla nonna, allora? Yuppi! C'era la gente nelle recensioni che si lamentava perché il tizio era venuto solo una volta. A lui mi frega proprio. Forse è questa la tua volta. Se lui dà fastidio una volta. Sì. Non è andato via. È andato via? Non c'è una roba. Vai fuori, Ale, qua dal balcone, prima passa. Buongiorno. Sì. Vai. No! Sì, Felite? Ci siamo distratti tutti. Metto via l'olivino io. Wow, non mi va più. Quella è brutta, Thank you.